Sento bene, devo dire la verità. Eh, sono molto contento di essere qui. Eh, per me è molto importante perché quando ho saputo che c'era la possibilità di venire ad Avellino, eh, diciamo che ho stoppato anche altre cose per, per dare priorità a questa, a questa opportunità, che per me era molto importante e rappresenta veramente un'opportunità. Eh, la concorrenza faccia bene eh, all'interno di una squadra e eh, ovviamente deve essere una concorrenza positiva. Ecco. Eh, io la penso così, eh, mi è già capitato in passato di giocare con portieri molto forti come Anthony, eh, però questo, dico la verità, per me non è un problema, c'è massimo, massimo rispetto tra, tra noi. Stiamo lavorando secondo me bene, stiamo trovando anche dei punti di incontro sulle metodologie di lavoro e poi c'è un allenatore che giustamente deve fare le sue scelte e noi siamo qua per accettarle. Il pararigori diciamo che è un po' romanzata, dai perché devo dire la verità sono stato fortunato perché ho parato due rigori a due giocatori molto forti come Antenucci e Brunori, quindi diciamo che risuona di più magari. Eh, come cose da migliorare ce ne sono tante perché comunque ho 26 anni eh, e poi c'è sempre tempo secondo me per migliorare nel nostro ruolo. Eh, mi definisco un portiere con buona personalità, eh, con buona padronanza e eh, ovviamente però ci sono tanti aspetti come dicevo prima che dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, curare i dettagli per cercare di portarsi sempre a, a un livello successivo. Eh, per quanto riguarda Donnarumma, sì, ho avuto il piacere e la fortuna di, di incontrarlo quando era ragazzino come me, nelle giovani del Milan, e stiamo parlando di, di un fenomeno assoluto e si vedeva già a quell'età. Eh, per quanto mi riguarda è senza dubbio il miglior portiere italiano e, e gli auguro ogni meglio. Ma sappiamo tutti che quali sono le aspettative di quest'anno, eh, sono state rese chiare abbondantemente. Eh, per noi non deve essere un problema, ma deve essere uno stimolo. Cercare di lavorare con queste pressioni e cercare di, di trasformare questa energia e portarci tutti dietro per, per andare a conquistare quello che è, che è il nostro obiettivo. È la prima domanda, eh, scusami. Il rapporto col sud. <ride> ah, sì, ma no, eh, io sono andato via a 14 anni, e ho giocato più al sud che al nord, diciamo, quindi. Sono stato a Palermo, sono stato a Cosenza, ora vengo qua ad Avellino, ho giocato anche con, con Michele Rigione che mi ha già spiegato abbondantemente tante cose di, di questa piazza e, e anche questo comunque ha, ha inciso sulla mia volontà di, di venire qui in fase di trattativa. E tutti mi hanno parlato di questa piazza con grande, con grande calore, però comunque eh, anche l'anno scorso comunque buttando l'occhio, seguendo comunque sai, lo stadio, la piazza, il tifo, è comunque una piazza storica. Eh, che c'ha grande fame, c'è grande voglia di, di fare bene, di tornare nel contesto che secondo me gli appartiene eh, e ci siamo detti un po' questo anche con Michele quando magari ero in fase di trattativa mi ha spiegato un po' nei dettagli eh, le dinamiche, tutto il progetto che c'è e, e questo comunque ha avuto anche il suo peso. Ecco.